amici, benvenuti nel mio canale. Oggi mi siamo ritornati con un nuovissimo video di GTA 5. Nuovo episodio, anzi un nuovo video sui due segreti che compongono GTA 5, ovvero la top 2 segreti, top arti 2 segreti, altri 2 segreti ancora. Comunque amici, oggi vi farò vedere prima un segreto sul trailer di una missione, ovvero di praticamente sarebbe tipo l'avete presente la roulotte, quella lì, le roulotte sono posteggiate là nel deserto, ecco, una roulotte dove si può entrare, cioè roulotte insomma, tra parentesi camper, dove si possono, cioè, vabbè, oggi non mi so spiegare, dove si può entrare, è accessibile praticamente. Comunque prima spawniamo una macchina, prima andiamo, perché a piedi sicuramente non ci possiamo arrivare. Raga, macchina presa, cerco di sistemare la fotocamera e noi andiamo. Sì. Abbiamo tracciato il GPS e ora cerchiamo di andare più velocemente possibile. Più velocemente possibile, se magari non mi inviano messaggi. Io dove cavolo sto andando? Se devo andare qua. Devo andare dove c'è l'uscita, ovviamente. Senza sbandare. E senza nemmeno sbagliare strada. Perfetto, polizia, per favore non rompe le scatole perché... stiamo andando a scoprire, anzi a scoprire, stiamo andando in due posti segreti, ovvero una roulotte accessibile da dopo aver fatto tutte le missioni e un tunnel segreto. Che raga, non so, allora, no, non mi ricordo se per lì si andava prima oppure no, per ormai abbiamo questa strada, quindi continuiamo questa senza magari impicci. Basta Frank, finisci da disbandare, che veramente sono io, però non si fa niente. Aiuto, che sta succedendo? Levati, pezzo di merda. No, la batteria. Non ci lasciare DualShock 4. Aspetta che ti metto sotto carica. Ah, aiuto. Aia, penso la scossa. Ok, levati, pezzo di merda. Non ci posso credere. Una rapina. Bene, bene, bene. Fermati. Fermati. Oh no. Scusate. Ok. Devo metterla forse così, raga. A più tardi, dopo che ho finito di fare la rapina. Cioè, su GTA 5. $500 presi. Però non so se si vede sfocato. Però, raga, noi continuiamo il nostro viaggio. Stavolta prendiamo la macchina di questo. Perfetto. Ok raga, spero che si vede molto bene, perché così vedete anche ora dove sta il posto segreto. Ci andiamo di notte, raga, non ci fa niente. Sono le 2:46. Aiuto. Madonna, perché stasera sbaglio tutte le strade? Questa la strada devo fare. Oh! Pezzo di gran... Vai, 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 macchinina, non ci lasciare, per favore. Grande!
Devo fare solo 5 chilometri. O 4. L'avete visto la televisione là? Non so se si è visto. Quel cartello a forma di TV, comunque mai visto, cioè non mi sono mai accorto, ma ora facendo il video l'ho visto. Di una TV per giunta vecchia. 3 km e 50 41 rimasti. Sperando che non succeda nessun contrattempo, se no siamo nei guai, visto che per ora, cioè sì, possono spawnare le macchine, però ci mettiamo molto più tempo. E so come annoiereste. Raga, un bel po' di tempo fa, quando giocavo a GTA 5, in questi dintorni qua, in questo tipo, in questa curva, mi è successo un incidente dove sono qui su GTA 5, dove praticamente sono scaraventato dalla macchina. Fuori dalla macchina, investito una mucca, scusami mucca. Continuiamo il nostro viaggetto. Sì, raga, è un po' lunga la strada, però ne vale abbastanza la pena. Ok, siamo quasi arrivati. Manca solo un chilometro. Spostatevi tutti! Sta passando il VIP! Ovviamente VIP si fa per dire. Ah, non si accendono nemmeno più le luci, raga, abbiamo rotto le luci. Cioè, sì, le luci. Gli abbaglianti e queste cose qui. Levati tu che dobbiamo prendere una brutta curva. Abbiamo bucato una ruota, io spero di no. Ok raga, arrivati. La roulotte dovrebbe essere qua, però non è questa, è questa qua. Come potete vedere si può entrare. Questi sono i divani, i letti. Qua ci sono una tipo un armadio con gli scaffali. Ci sono degli scaffali qua, una sedia. Uno. Che cosa, Jen? Ciao, fratello. Che fai di bello? Che cacchio sta dicendo, fratello? Ciao. Vado via. Se ti disturbo. Comunque raga, si trova qua, se non l'avete ancora visto. E ora andiamo nel prossimo posto, che si troverà qui sopra, ovvero il tunnel segreto. Qui dobbiamo fare un becchetto di strada in più. E infatti ci vendiamo la moto di quello. Ben 6 km, avevo letto male. Meno male che ho letto, ma aspetta, ho visto un'altra moto più veloce? Mi sa di sì. Questa qui è molto più veloce. Alla riscossa del tutto, si sta facendo anche mattina, sono le 4 e 5 meno 5. Vai! Levatevi! C'era un negozio 247, però non ci, raga, non ci devo passare perché sennò non passa più il tempo. No, madonna, aiuto, c'è, sta succedendo un incidente mortale. Ah, mettimi in questa prospettiva.
Oh, Franklin, ti devi calmare però. Mancano ben 4 chilometri, raga. Ci vediamo appena avrò raggiunto i 2 chilometri. Raga, ci prendiamo le motociclette gratuite. Queste personalizzate. Che sono della manica, raga, si prendono solo in questo punto qua. Che vi mostrerò subito. Questo punto qui. Dovete prendere questo punto qui. Ci sono questi qua che dovete killare. E poi vi prendete le moto queste qui, bellissime, personalizzate. Levati. Purtroppo però con questa moto, raga, è troppo pesante e non si possono fare le impennate, perché sennò sarebbe stato qualcosa di troppo figo. Già la moto è fighissima, ma senza impennate un po' così così. Comunque, raga, mancano 2 km e siamo arrivati al posto. Sono le 7, credo, quasi le 7. Un chilometro e 37. Vabbè, faremo anche veloce. Raga, non ci fermiamo da nessuna parte perché già siamo un po' in ritardo. Quindi andiamo veloce, spediti. Ok, siamo quasi arrivati, raga. Dobbiamo scendere da questa stradina qua. No, levatevi. Cioè, no, restate là. Che vi devo dire? Dovrebbe essere nei dintorni di qua. Un tunnel che passa di qua. Aiuto. Allora, devo ricontrollare un attimo una cosa, raga, più tardi. Raga, tunnel trovato, siamo a posto. Aiuto, però mi sono bloccato. Perfetto, eccoci qua. Qua c'è il tunnel, raga. Ve lo mostro nella mappa, si trova proprio qua. Eccolo qua, il tunnel segreto, raga, che vi porta alla luce. Che ovviamente però non si può uscire. Comunque, raga, a parte gli scherzi, questo tunnel non è ovviamente, cioè sì, è un posto segreto, ma comunque è un tunnel dell'acqua, semplicissimo. Però è sempre figo vedere un tunnel così, raga. Vero? Vero o no? Vero no? Vero no? Comunque, raga, spero che questo video dei segreti vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuta anche la parte su come ottenere questa bellissima moto qua. Vi sia piaciuto, anche se lasciate like, iscrivetevi al canale, il mio Instagram è enzo_basso, enzo_basso, non vedete da X, il mio Instagram lo trovate come enzo_basso, enzo_basso, mezza z, su TikTok mi trovo come enzo_basso, mezza x, e capitazzo basso di PS4, e su Facebook enzo_vizio, capitazzo basso 0 ita. Detto questo, vi saluto e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella.